Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare vorrei ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale, e anche il link del mio gruppo Telegram in cui si parla di cinema, quindi di film, ma anche di serie TV. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film d'animazione del 2022, Lightyear, la vera storia di Buzz. Trattandosi di un film Pixar, non potevo non attendere questo film, perché io ho sempre amato la Pixar che ha dato vita ad alcuni gioielli di inestimabile valore per quanto mi riguarda, come ad esempio Soul, Coco, Up, la stessa saga di Toy Story, soprattutto i primi tre, perché il quarto non mi è piaciuto tanto quanto i primi tre, ma questa è un'altra storia. Ora voglio parlarvi di questo film. Mi è piaciuto oppure no? La risposta, per quanto mi riguarda, è assolutamente sì. È stato esattamente ciò che mi aspettavo, un buon film di intrattenimento che dall'inizio alla fine è riuscito appunto a intrattenermi e mi è piaciuto sia per i personaggi e anche per la storia che viene raccontata all'interno di questo film. Certo, poteva essere un film ancora più bello, ma è comunque un film che ho apprezzato particolarmente. Non lo ritengo fra i migliori film Pixar perché, ripeto, per me ci sono film fatti dalla Pixar nettamente superiori rispetto a questo, ma non lo ritengo nemmeno fra i peggiori. Ripeto, per me è un buonissimo film Pixar e anche proprio in linee generali un gran bel film d'animazione che è riuscito a conquistarmi sotto un certo punto di vista, perché è riuscito, grazie a dei personaggi a mio parere ben fatti e ben scritti, ad appassionarmi, a farmi appassionare a una storia che comunque funziona abbastanza bene dall'inizio alla fine. Infatti il film è essenzialmente diviso in due parti e ho apprezzato sia la prima parte, appunto, dove ci viene presentato tutto il film con anche i personaggi che ne faranno parte, e nella seconda parte diciamo che il tutto entra ancora di più nel vivo. Quindi sono due parti che compongono questo film, a mio parere davvero ben fatte, e ho apprezzato tantissimo l'animazione di questo film. Per me l'animazione di questo film è una delle cose più belle di questa pellicola, perché è davvero ben fatta visivamente. Questo film è un vero e proprio spettacolo per gli occhi, e in più, a parte l'animazione, ho apprezzato anche proprio tutta l'ambientazione di questo film, un'ambientazione davvero molto suggestiva e che ho apprezzato particolarmente. Poi, che altro posso dirvi? Ripeto, ho apprezzato i personaggi perché secondo me funzionano, soprattutto ovviamente il personaggio principale, anche la sua spalla, per così dire. Non voglio spoilerarvi nulla in questa parte, no spoiler, ma sappiate solo che la spalla del personaggio principale è un grandissimo personaggio, un personaggio che sono sicuro riuscirà a conquistarvi dall'inizio alla fine del film. In più, ho apprezzato anche come è stata scritta la storia di questo film, soprattutto nel momento in cui si parla di alcune tematiche che non sono tematiche per bambini. Si parla di varie tematiche, posso farvi qualche esempio, tanto non sono spoiler, si intravedono già dal trailer queste tematiche, come ad esempio il viaggio nel tempo, quindi tematiche che possono anche ricordare un po' il film Interstellar sotto un certo punto di vista. E quindi questa è un'altra cosa che ho apprezzato davvero tanto, perché la Pixar riesce sempre a trattare tematiche adulte e a farle comprendere sotto un certo punto di vista anche ai bambini, proprio per il modo di raccontare la storia, anche proprio per il modo di esporre queste tematiche. Quindi è davvero un film che mi è piaciuto, un film che vi consiglio di vedere. Ripeto, per me poteva essere ancora più bello, perché in certi casi forse il film preferisce accontentarsi, ma non voglio usare questo termine in modo negativo perché posso anche capire questa scelta, ci può stare, però a tratti si vede e si nota che il film ha un po' il freno a mano tirato, ecco, mettiamola così. Però anche in queste parti devo dire che il film mi è piaciuto, perché ci sono varie gag comiche che ho apprezzato. Non sono gag comiche stupide, banali né superficiali, ma sono davvero molto divertenti. Quindi anche questo aspetto all'interno del film funziona alla grande. E anche le parti più serie sono davvero degne di nota, una in particolar modo di cui vi parlerò ovviamente fra poco nella parte spoiler.
spoiler, quindi io davvero non so che altro dirvi su questo film. È un film che mi ha convinto appieno. Se dovessi, diciamo, inserirlo in un'eventuale ipotetica classifica per quanto riguarda la saga di Toy Story, devo dire che questo Lightyear l'ho apprezzato di più rispetto al quarto Toy Story. Forse, anzi, senza il forse, ho preferito i primi tre Toy Story rispetto a questo, ma comunque Lightyear è un film che ha senso logico di esistere. E meno male che l'hanno fatto, meno male che sono riusciti a tirar fuori una storia che appunto è stata scritta, a mio parere, con passione e con cuore. Questa cosa l'ho notata e spero che sia così, anzi me lo auguro perché si vede che è un progetto che è stato scritto soprattutto per i fan della saga di Toy Story, ma anche appunto per chi si approccia, diciamo, per la prima volta a questa saga. Quindi mi riferisco soprattutto ai ragazzini, a un pubblico più piccolo, più giovane. Quindi è un film che funziona su tutta la linea, a mio parere. E quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 4 stelle su 5. Per me, in questo caso, le 4 stelle equivalgono all'8 come voto. È un film da 8, secondo me. Lo ritengo migliore rispetto a Red, altro film Pixar che è uscito quest'anno. E anche se, come ho già detto poco fa, non lo ritengo fra i migliori film Pixar, appunto, è un gran bel film, è un buonissimo film di intrattenimento che è riuscito a non farmi annoiare, che è riuscito anche a farmi appassionare alla storia che questo film ha voluto raccontare a noi spettatori. E ci è riuscito alla grande. Quindi fatemi sapere voi che ne pensate di questo film, se vi è piaciuto oppure no, perché io ancora ci sto pensando e ripensando proprio perché è riuscito a colpirmi come film e sono sicuro e certo al 100% che non lo dimenticherò mai e poi mai. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. E inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler non mi dilungherò più di tanto perché tutto quello che volevo dirvi in linee generali ve l'ho detto già nella parte no spoiler, ma in questa parte spoiler voglio comunque parlarvi di alcune scene che mi sono piaciute davvero tanto. Innanzitutto ho apprezzato la prima parte del film, incluso l'inizio ovviamente, perché è un inizio che non perde troppo tempo, non si perde troppo in chiacchiere, già si entra nel vivo del film, nel vivo dell'azione e vediamo subito che appunto Lightyear si sente in colpa per un errore che ha, diciamo, impedito a lui e agli altri uomini, alle altre donne lì presenti, di andarsene. E infatti, riesce sì a fare una manovra, riesce a non far morire nessuno, ma comunque, quella manovra, non è stata abbastanza per, riuscire, diciamo, a tornare a casa, per così dire. E quindi lui sente il peso, per questa cosa che, è successa, ovviamente si sente in colpa e prova a porre rimedio in ogni modo. E questa è una tematica che ho apprezzato, ad esempio, perché ci fa entrare in empatia con questo personaggio che vuole porre rimedio a questo errore, che vuole fare di tutto ed è disposto addirittura a sacrificare la propria vita proprio per questo scopo. Però rischia, diciamo, che questo scopo diventi un'ossessione. Infatti, addirittura a un certo punto del film ci renderemo conto che mentre lui sta provando a porre rimedio a questo errore, quindi con la tematica anche del viaggio nel tempo, anche del fatto della velocità, del passare del tempo e degli anni di vita, appunto ci rendiamo conto che mentre lui sta facendo questa cosa, dall'altro lato le altre persone stanno invecchiando piuttosto in fretta, perché ogni volta che lui sta via per un tot di tempo, il tempo passa in maniera diversa. Per lui passa più lentamente, mentre per gli altri passa più velocemente. Infatti è molto bello il legame e il rapporto che c'è all'inizio fra il personaggio principale e questa donna, questa ragazza. È davvero un rapporto sincero, spontaneo, si vede che i due si vogliono davvero bene e quando ci sarà quel momento davvero drammatico, alla Interstellar per così dire, in cui appunto Lightyear si rende conto e che la sua amica non c'è più, ecco, quella scena mi ha toccato particolarmente, proprio dal punto di vista emotivo funziona alla grande.
E lì diciamo che è scesa ben più di una lacrima dal mio volto, quindi è secondo me, forse, anzi senza il forse, la scena migliore del film, perché quella è la classica e tipica scena che la Pixar inserisce in quasi ogni suo film per far piangere lo spettatore, ma non è un volerlo far piangere proprio per dire, ecco, visto, noi possiamo farvi piangere se vogliamo, forse in parte anche quello, ok, però è una cosa che loro riescono a inserire all'interno del film con una delicatezza. Con una delicatezza nel senso che te la fanno proprio sentire come se fossi tu al posto di quel personaggio che prova quella sofferenza e quel dolore. E questo, secondo me, è il grandissimo punto di forza che mi fa davvero appassionare alla Pixar, anche quando prende queste scelte, queste decisioni particolarmente coraggiose, secondo me. Quindi quella è una scena davvero meravigliosa, perché Lightyear ogni volta che fa un viaggio, vede la sua amica sempre più vecchia, e mentre la sua amica sta vivendo la propria vita, c'è lui che non riesce a porre rimedio a questo suo errore e fallisce volta dopo volta, tentativo dopo tentativo. E quindi, dopo questa scena davvero drammatica della morte della sua amica, possiamo vedere che, o per meglio dire, entriamo nella seconda parte del film, ovvero quella in cui lui riesce a fare questo viaggio, a compiere questo viaggio, ma dovrà unirsi ad altre persone per riuscire a sventare una minaccia davvero pesante, per così dire, una minaccia non facile da affrontare, anzi tutt'altro. E ovviamente questa minaccia, a capo, per meglio dire, di questa minaccia c'è proprio Zurg, che noi abbiamo visto anche nella saga di Toy Story, in particolar modo nel secondo. Chi ha visto il film sa benissimo di cosa sto parlando, ed è bellissimo anche il riferimento proprio a Toy Story 2, quando a un certo punto del film Lightyear scoprirà la vera identità di Zurg, che non è suo padre, come veniva detto in Toy Story 2 per citare un po' Star Wars, ma in realtà è proprio se stesso, è proprio lui stesso 50 anni dopo. E quella cosa mi è piaciuta davvero tanto, perché fa capire anche le diverse conseguenze di quella scelta, di quella decisione, di ciò che è successo, perché da un lato vediamo il Lightyear altruista, quindi la versione buona, dall'altro vediamo un Lightyear diciamo più egoista, quindi una versione un po' più cattiva, che non proprio cattiva, o per meglio dire con degli intenti che si possono comprendere e capire, ma non pienamente condivisibili, dato che il Lightyear egoista vuole porre rimedio all'errore che ha fatto, ma privando diciamo le altre persone della vita che hanno passato e vissuto fino a quel momento, a differenza del Lightyear buono, che è disposto a sacrificare la propria vita per evitare che gli altri personaggi possano, diciamo, non vivere la propria vita. Spero di essermi spiegato bene. Comunque, vedendo il film capirete benissimo questa cosa. Io ho provato a spiegarla nel miglior modo possibile. Comunque, questo contrasto di idee, di ideologie, di pensieri fra i due Lightyear l'ho apprezzato davvero tanto. Anche lo scopo mi è piaciuto, ci sono tanti bei momenti anche proprio dal punto di vista action che mi sono piaciuti particolarmente, e questa non è una cosa da sottovalutare secondo me, perché si sono proprio impegnati per rendere questo film non solo un semplice film di intrattenimento con belle scene action, con un bel lato tecnico soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'animazione, ma ci hanno messo anche delle tematiche di cui vi ho parlato poco fa che ho apprezzato davvero tanto. E la fine del film anche l'ho apprezzata. Perché ho apprezzato la fine del film? Perché vediamo Lightyear in versione appunto come l'abbiamo visto e conosciuto nei vari Toy Story, anche quel momento in cui ha quella specie di jetpack e grazie a questa cosa riesce a sconfiggere Zurg. Ecco, anche quel dettaglio sono riusciti a non trascurarlo affatto, gli hanno dato tantissima importanza, proprio perché altrimenti Lightyear avrebbe avuto la peggio dallo scontro con il nemico. Quindi anche questa scelta l'ho apprezzata davvero tanto. E anche alla fine, quando lo stesso Lightyear deciderà di collaborare con la sua squadra, o per meglio dire, sceglierà come sua squadra quei ragazzi con cui ha passato, diciamo, con cui è riuscito, diciamo,
a collaborare pian piano, perché inizialmente, diciamo, le persone che incontra non sono proprio le migliori per riuscire a sopravvivere, non sono nemmeno delle reclute, e quindi pian piano si sviluppa anche questo rapporto, questo legame fra tutte queste persone. Questa cosa mi è piaciuta davvero tanto. Certo, non è una cosa originalissima, ma comunque è costruita, gestita e sviluppata piuttosto bene durante tutto il corso del film. E poi non posso non parlarvi di Sox. Sox è la spalla del personaggio principale ed è questo gatto fantastico, un personaggio meraviglioso, divertentissimo, con delle gag comiche che ho apprezzato tantissimo, ed è un personaggio che è già iconico e memorabile per quanto mi riguarda, e lo sarà d'ora in poi, d'ora in avanti, per sempre. Questo è poco, ma sicuro. Quindi volevo dedicare anche questa breve parentesi a questo personaggio. Io non so davvero che altro dirvi su questo film. Io ve lo consiglio. Ho letto alcune recensioni piuttosto negative nei confronti di questo film, per mio dire, più che negative, persone che sono rimaste deluse dopo aver visto questo film. Ma io sinceramente mi aspettavo proprio questo. Non mi aspettavo né uno dei migliori film Pixar, ma neanche uno dei peggiori, perché la Pixar raramente sbaglia, o per meglio dire, a mio parere non ha mai sbagliato, neanche con il tanto criticato Cars 2, che comunque già si sapeva che sarebbe stato un film per bambine, in quanto tale funziona alla grande. Quindi non pretendevo chissà che da questo film, mi aspettavo un buon film di intrattenimento ed è stato proprio questo, un buon film di intrattenimento, dall'inizio alla fine, con dei personaggi che funzionano, con una storia gestita piuttosto bene dall'inizio alla fine e con un'animazione davvero spettacolare visivamente parlando, anche proprio dal punto di vista tecnico, non riesco a criticare questa animazione che è un marchio di fabbrica della Pixar ormai da tantissimo tempo, da tantissimi anni. Quindi non so che altro dirvi su questo film, vedetelo, vedetelo, vedetelo. Non aspettatevi il capolavoro della Pixar, non aspettatevi un filmone con la F maiuscola, ma godetevi ciò che vedrete in sala, perché sono sicuro e convinto che così facendo riuscirete ad apprezzare questo film di più rispetto a coloro che purtroppo sono rimasti delusi dopo aver visto questo film. E ripeto, non è assolutamente il mio caso. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!